Ma voi lo sapete come si prepara bene un cross country? Che poi preparare un cross country cosa vuol dire? Beh, è anche semplice da capire. Vuol dire correrlo e prepararsi per correrlo sfruttando al massimo quelle che sono le nostre possibilità fisiche e tecniche. Oggi voglio portarvi un video abbastanza dinamico su quella che è la preparazione un po' generale per i cross country. Come ho già detto, sia dal punto di vista fisico, quindi l'allenamento, sia dal punto di vista tecnico della guida in discesa, l'alimentazione e l'effettiva gestione in gara di un cross country. Il cross country, come molti di voi sapranno, è una disciplina, la disciplina olimpica della mountain bike, la cui insomma peculiarità è che è molto duro, è caratterizzato da strappi e discese tecniche che comunque non ti lasciano recuperare più di tanto. Ci sono delle volte in cui in discesa i battiti rimangono anche in soglia, pur non pedalando, ma solo la concentrazione e lo sforzo fisico e mentale per affrontarle, appunto. Oggi vado a fare uno tra quelli che sono i capostipiti, diciamo, della preparazione per il cross country, degli allenamenti. Ossia, vado a farmi 3 salite da 8 minuti, 15 secondi a blocco e 45 di recupero. È un allenamento che serve molto per allenare l'elasticità cardiaca, è molto duro anche questo come allenamento, e serve un po' per replicare, diciamo, quelle che sono le situazioni di un cross country, pur stando su una salita regolare. Oggi abbiamo anche la mamma che ci aiuta con le riprese qui dietro, si nasconde, poi la portiamo a fare un po' di tecnica. Lei è motorizzata, quindi non avrà nessun problema a seguirmi in salita. Siamo sotto la salita, adesso facciamo un passaggio di consegne dando la pettorina alla mamma. Io mi concentro un po' sull'allenamento e lei mi segue con la bici elettrica. A few moments later. 3, 2, 1. Bene, salite fatte, sono sempre mortali e riproducono benissimo una gara, questi allenamenti. Sentite, anche sono un po' rallentato, quella che ho in faccia è acqua perché mi sono buttato sotto una fontana. Il secondo punto per prepararsi bene a un cross country è sicuramente la tecnica, motivo per cui ho preso la Spark per fare questo allenamento, che si farebbe meglio con la bici da strada, anche perché ho il potenziometro lì. Però adesso, finito l'allenamento, che sono un po' provato così, vado a farmi qualche sentiero un po' tecnico ma in sicurezza, giusto per riprodurre quasi al 100%, come ho già detto, una gara di cross country. Molto importante in queste gare, ma in realtà nel ciclismo in generale, vederci bene, ed è per questo che mi sono fatto mandare dei ragazzi di Gist questa lente, che è molto diversa dalla solita che vedete che è a specchio. Questa qui è fotocromatica, non ha un range esagerato, nel senso che non diventa da completamente trasparente a specchio, però ha quel minimo di transizione che quando si sale su, come i classici cross country, no? Sui vigneti, così, che sei al sole, è scura, mentre quando scendi nei boschi diventa chiara e ci vedi molto di più, vedi molti più dettagli, e questo sicuramente aiuta. Ora scendiamo, ci facciamo qualche bel sentierino e andiamo verso casa, perché ormai siamo già a 2 ore. Siamo sulla Sassara,
sempre località Montepulgo, vado un po' pianino perché recentemente qui ha fatto un po' di danni il meteo. Infatti è molto molto scassata, molto mossa, e di solito non è così. Vedete anche quante foglie ci sono, non so se riuscite a vederle. Comunque sì, è molto molto mosso. Questo è uno dei top sentieri da fare comunque, Tra poco prendiamo la variante hard a destra, che è abbastanza tecnica. Là, però devo ricordarmi dov'è, perché non me lo ricordo. Non è questa, ma questa. È veramente incazzata questa. Lo so che non renderà mai, ma penso che lo vediate dall'andatura con cui sto scendendo, che è bella incazzata. Qui non si vede più una fava. Bello bello tecnico questo, super tecnico. Ho dovuto mettere giù un piede lì perché sono venuti giù, poi che chiusura di anteriore brutta, sono venuti giù dei sassoni enormi. È un sentiero che sono abituato a fare, che però devo dire la verità non mi fido a farlo quando sono da solo, perché è veramente impegnativo qua. So che adesso girando qui a sinistra incrocio la mamma, le ho fatto fare una discesa più semplice perché non la voglio avere sulla coscienza. Terzo punto di oggi è l'alimentazione, a cui non dedicherei particolare attenzione. Diciamo che bisogna avere una dieta abbastanza equilibrata tra grassi, proteine e carboidrati. Anzi, mettiamoli in ordine: carboidrati, proteine e grassi, per importanza insomma. Il giorno della gara è importante fare colazione 3 ore prima, in modo tale da partire avendo lo stomaco praticamente vuoto, libero, e tutte le energie nei muscoli, con le riserve di glicogeno piene, essendo che il cross country comunque è una disciplina in cui si parte a bomba. E niente, per il resto non ci sono particolari cose da dire. Si può prendere un gel ogni 20 minuti / mezz'ora, caffeina, non caffeina. Meglio con questi caldi non prendere la caffeina perché vi vengono i crampi, almeno a chi è soggetto. E se volete, negli ultimi giri potete utilizzare anche una borraccia con della Coca-Cola. Mi raccomando, non zero, perché abbiamo bisogno di zuccheri e vanno in circolo molto velocemente. Andiamo giù. E l'ultimo aspetto, ma non per importanza, di questo video è il ritmo da tenere in gara. Beh, diciamo che a meno che voi non vi chiamiate Nino Schurter, non ci sono calcoli da fare. Si parte a tutta, secondo e terzo giro, dipende da quanti giri è la gara, si cala un pelo, ma sempre il ritmo altissimo. E l'ultimo giro, se ne avete, bisogna andare tutto, e si arriva con qualche bel con qualche bella convulsione, e quindi c'è poco da dire. Diciamo, vi consiglio, a meno che non sia caldo come ho detto prima, un bel po' di caffeina all'inizio. Di solito da marzo ai primi di maggio e le ultime gare di settembre-ottobre è top, non si rischia di incombere in crampi. Poi nel periodo estivo sì, bisogna fare particolare attenzione. Vuoi battere? Bisogno di energia, caffettino? Ragazzi, io spero che il video vi sia piaciuto, che vi sia interessato. Se ci sono dei punti che volete che approfondisca, me lo scrivete qui sotto nei commenti, che sarò più che felice di rispondere alle vostre domande. Scusate l'obiettivo della fotocamera che è un po' zozzo, ma con questo caldo, sudore, acqua che mi butto addosso, qualche goccia è inevitabile che vada sull'obiettivo. Grazie alle mie gambe per il supporto, grazie alla mamma per il supporto anche lei, morale, e quei video. E noi ci vediamo al prossimo video. Ricordatevi di iscrivervi al canale. Ciao raga.